Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del penultimo segno dello zodiaco. Ciao ragazzi, quando vado di fretta, perché vado di fretta? Che c'ho l'ansia, mi metto l'ansia da sola. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E sto ancora ridendo. Aiutatemi, ce la faccio. Non è che vado di fretta, è che sto qui a registrare da tipo 5 ore, 6 ore e ora mi si... La lingua va per i cavoli suoi. Ma ne sarete accorti, ho il vestito uguale in tutti i video. Cambio gli sfondi, ma alla fine il vestito è quello. Alla continua ricerca di indipendenza, al punto di rifiutare uno stile di vita convenzionale e perseguire il tuo percorso. Parliamo del penultimo segno dello zodiaco, l'acquario, un vero camaleonte, perché si adatta facilmente alle cose ed ha un'immensa creatività. Brilla grazie alla sua originalità, è curioso e imprevedibile. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del penultimo segno dello zodiaco, ossia l'acquario. Prima di iniziare il video, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite sul mio canale, di seguirmi anche su Instagram, che è il social che tutti i giorni aggiorno, in cui cerco anche sempre di rispondere a tutti. Non ci riesco sempre, ma ce la farò. Chi nasce sotto il segno dell'acquario è nato tra il 20 gennaio e il 19 febbraio. Dà molta importanza al lavoro di beneficenza e di coscienza sociale. Sono originali, coraggiosi e curiosi. Quando si tratta d'amore vorrebbero sistemarsi, insomma, ma fanno un po' fatica a parlare dei loro sentimenti e soprattutto ad aprire il loro cuore. È uno dei tre segni d'aria con Bilancia e Gemelli. Sono quindi intellettuali, audaci. Come punto di forza, l'acquario ha l'essere all'avanguardia, è molto gentile, un po' individualista. Le pietre associate sono il cristallo e l'ametista, ma ci sono tante altre pietre. E i colori sono viola, blu e cobalto. Per essere felice e appagato, l'acquario deve viaggiare e avventurarsi nel mondo. Ama immergersi in nuove culture e soprattutto apprendere nuove cose. Sono unici, hanno un'identità veramente unica, quindi le persone si innamorano di loro. L'acquario è felice perché sa di essere diverso e quindi si distingue dalla massa ed hanno bisogno di vivere per se stessi e di mettere davanti a tutto i loro bisogni. Vediamo quali sono i tratti positivi e i tratti negativi. Come tratti positivi, l'acquario è molto amichevole, molto creativo, fedele, indipendente e tanto di supporto. Tra i tratti negativi, invece, è molto imprevedibile, un po' incoerente, a tratti estremista, testardo e tanto impulsivo. La donna acquario è divertente, spiritosa e creativa. Deve sempre essere in grado, quindi non fermata, di inseguire i propri ideali, i propri desideri e di esprimere le proprie idee. Lasciarle quindi esprimere liberamente fa sì che potete appunto conquistarle. L'uomo acquario invece è molto impulsivo, socievole e indipendente. Può essere anche un po' inaffidabile, un po' testardo e un po' indeciso. Impiegano un po' di tempo per innamorarsi, però quando lo fanno danno tutto nelle loro relazioni. Qual è il segno adatto quindi per un acquario? I gemelli. Con un acquario fa sì che il loro amore combaci perfettamente. Amano battute intellettuali e sanno di essere lì sempre l'un per l'altro. L'unica cosa è che potrebbero andare così tanto d'accordo che la relazione potrebbe diventare un po' platonica, quindi rischiano di diventare praticamente degli amici. Da quale segno zodiacale invece è attratto l'acquario? Dal leone, soprattutto dal punto di vista di intesa sessuale. Sono praticamente pieni di passione entrambi, quindi avrebbero un'ottima intesa anche in una relazione. Per l'acquario è tutto, siamo al penultimo, quindi il prossimo segno che tratterò sarà i pesci. E finiremo questa carrellata che non finiva più. Non è che non ce la facevo più, è che non ve lo so spiegare, non finisce mai, insomma, erano solo 12 segni, sembravano 1200 segni. Quindi per questo video è tutto, io spero di cuore di avervi aiutato. Ricordatevi ovviamente che questo è in linea generica, perché va visto l'ascendente, il tema natale, dico sempre le stesse cose. Il vissuto personale, io Luisa Cancro ascendente Vergine di oggi non sono la stessa di 20 anni fa, quindi non è legge, nel senso non è una regola, quindi dovete essere tutti così. Ci sarà sicuramente delle differenze, ci saranno delle predisposizioni. Per esempio, io col Gemelli non avrei rapporti, ma con mio marito ci sto da 26 anni. Ci sono un po', ecco, di cose da dire. Questo è giusto per dare delle indicazioni generali sulla personalità o comunque sul tipo di personalità che può avere un segno zodiacale. Detto questo, io spero di cuore di avervi tenuto un po' di compagnia. Ci vediamo al prossimo segno, quindi al segno del pesci. Ciao!